E bella a tutti ragazzi, io sono Donkey Sam e oggi sono qui in questo video per portarvi un nuovo mazzo che sto usando da una settimana ed è un mazzo molto competitivo secondo me. E è un mazzo che mi è venuto in mente di creare guardando la nuova sfida di questo mese, è il mazzo Darkrai Hypno. Adesso ve lo mostro subito, andiamo su gestione mazzi. Eccoci qua. Ed ecco il mazzo di Darkrai Hypno. Per me è molto competitivo e si basa sulla combo Hypno Darkrai con il suo attacco testa oscura, cioè che se il Pokémon attivo del tuo avversario è addormentato, questo attacco infligge 80 danni in più, quindi arriva a togliere 160. In più gli metteremo la cintura e furia lotta che aggiunge vita e aggiunge 10 danni in più e quindi arriverà a togliere 170 e ammazzeremo buona parte dei Pokémon X. E la combo non è finita perché useremo anche lo stadio Festa Notturna che quando una sola volta per turno, quando il Pokémon di ciascun giocatore è addormentato, potremo risvegliarlo e curarlo da 30 danni. Quindi il nostro Pokémon si risveglierà quando è addormentato da Hypno e potrà attaccare. Adesso andiamo subito a cercare il prossimo avversario. Per farvi vedere come funziona questo mazzo. Ed ecco qua trovato il nostro avversario, Manastrorangel, che nome stranissimo che ha. Ecco il lancio della moneta croce, come sempre ovviamente. Speriamo di vincerlo. Eccolo, vittoria del lancio della moneta. Grandissimo, iniziamo per primi perché è molto importante caricare da subito il Darkrai. E vediamo che mano ci capita. Mano non male. Energia doppia subito, un Darkrai subito e una Ultabolt per prendere Hypno, per prendere Drowsy e la cintura furalotta e Shana anche, che è molto importante. Sbrigati. Ovviamente non le vinceremo tutte le partite con questo mazzo perché non è un mazzo fortissimo, o anche Univelta. Però secondo me è un mazzo abbastanza competitivo per ora. Sono indeciso se scartare un Hypno o passare il turno così o usare Shana. Io userei Shana perché non prenderei Drowsy. No, io uso Shana. Magari il Drowsy ci capita in queste 5 carte, speriamo. Due Hypno ci sono capitati, ma va bene. Usiamo l'Elixir Max per poi iniziare a caricare Livelta anche. E possiamo anche passare il turno. È il turno del nostro avversario. Non so che mazzo sia con Espur. Non so sinceramente che mazzo sia. Erba Psico. Speriamo di vincerla, ragazzi, questa partita. Ma a giudicare dai Pokémon che ha, non so che evoluzione possa avere questo Pokémon, però non dovrebbe essere troppo complicato vincerlo. Ok, il nostro turno. Un'energia subito. Allora io userei Anemone per prendermi la Level Ball. Eccola qua. E prendiamo il nostro amico Drowsy. Dov'è? Eccolo qua. Prendiamo Drowsy. Mettiamo Drowsy in panchina e attacchiamo con testa oscura così siamo sicuri di farlo fuori. 90 danni. E prendiamo una carta premium. Un altro Darkrai. Non male. Non male, non male. Iniziamo subito a caricare anche questo Darkrai. In questo mazzo abbiamo anche Liveltal non ex per contrastare anche Carbink o Regice. E Liveltal ex per in caso siamo proprio disperati da non avere né Drowsy né la carta stadio. Possiamo caricare il nostro Ivelta e fare danni comunque. Cioè, in teoria ho già vinto. Sì, in teoria ho già vinto. Non abbiamo dovuto neanche usare la combo perché abbiamo già vinto così. Però andiamo dentro con un'altra partita perché non vi ho fatto neanche vedere la combo. E quindi andiamo dentro con la seconda partita. Abbiamo trovato subito l'avversario. SS Cozzaro.
vedete che comunque questo mazzo, anche se non avete la combo pronta, comunque riesce a fare danni comunque con il primo d'attacco di Darkrai o anche il secondo, che comunque toglie 80 danni. Non è poco, i Pokémon base dovreste shottarli quasi tutti. Un altro lancio di moneta, sempre croce. E lo vinciamo, 2 su 2. Mamma mia, oggi siamo abbastanza fortunati. Primo avversario, tranquillissimo. L'abbiamo vinta a mani basse. E ci capita un Darkrai. Non male, non male. Non male. E un'energia. Dai, bello. Solo un Pokémon anche lui. Vediamo che mazzo è. Moltres. Vediamo un altro Darkrai, lo mettiamo in panchina. Ho deciso se usare. No, i due non posso scartare. Però lui ha messo solo un Pokémon. No, usiamo N. Non voglio scartare due N. Così. Uno Shaymin non è male. Ecco, io adesso prenderei. Acquittato così. Vabbè, andiamo dentro con la terza partita perché non riesco a farvi vedere la combo di questo mazzo. Ma va bene così, cioè, boh. Terzo avversario di oggi è in vantaggio lui con un mazzo fuoco. Sembrerebbe fuoco. Andiamo sempre a croce, se becchiamo un'altra volta croce. E infatti testa stavolta, giustamente. The top. Che nome stranissimi che hanno, gente sul TCG. Vediamo. Iveltal, Drowsy, Hypno. Non è una mano bellissima questa. Poteva capitarci di meglio. Abbiamo uno Shaymin che ci farà pescare. Però io penso di scartare tutto con Plata. Vediamo un Camerupt X. Questo per esempio non riusciamo a shottarlo. Quindi cerchi nel tuo mazzo una carta di già base. Ok. Questo non riusciamo a shottarlo, quindi use Livelta. Però vi devo far vedere la combo, quindi proviamo lo stesso a usare il Darkrai. Questo è. Due Visier Max, non posso scattare due. Butto uno Shaymin piuttosto. Ma non lo scarto lo Shaymin. Piuttosto mi prendo una carta. Magari mi arriva un Darkrai di fortuna. No. Però mi è arrivata la carta stadio. Che non è male. Che non è male. E questi Elisir Max tocca scartarli anche questi. Che non possiamo giocare così. Non possiamo giocare così. E troviamo un Darkrai. La cintura fuori la lotta. E per ora possiamo anche terminare il turno perché non ci è arrivato niente. Il turno dopo useremo Shana e inizieremo a caricare quel Darkrai lì. Ho il brutto presentimento che questa partita ce la farà perdere. Il TCC ce la farà perdere. Questi realtà croce 30 danni li reggiamo abbastanza bene. Un'energia. Assegniamo al Darkrai, no, Drowsy, Hypno. E in teoria si è tappato questo deck. In teoria si è tappato così. Io userei Shana per cambiarci le carte assolutamente. Un'energia doppia, perfetto. Perfetto, l'energia doppia. Usiamo anche questo. Ci curiamo il nostro Iveltal. E dopo sono indeciso se qua non c'ho carta energia, no. Se caricare questi Veltal qua oppure mettere l'energia doppia questo. Però questo ritirarlo è un po' un casino. Io attaccherei con questo, inizierei a fare dei danni, così dopo lo sostituiamo e usiamo il Darkrai e lo shottiamo. Adesso vediamo. Forza amuleto, può essere un po' teso. Può essere un po' tesa col forza amuleto. E carica un'altra volta. E carica un'altra energia al Camerupt. Se n'è accorto che c'è la carta stadio e lo sveglia. Tanti non se ne accorgono. Croce mi va benissimo perché possiamo curarlo un'altra volta. Croce va benissimo, va più che bene.
Vediamo che carta aiuto, no. Carta aiuto non ne uso adesso. Non ne uso nessuno. Curiamo. È per 30 danni, però lo curiamo. Sì, ho fatto una mezza stronzata, sinceramente. 20 danni. Però, ah, non lo può curare, è vero, perché si è svegliato, quindi non lo può curare. 20 danni. Dopo, spero che usi il suo attacco getto esplosivo. Me lo sciotti. Spero, non lo può sciottare perché non lo può. Sempre croce, però sei un po' sfigato, amico mio. Sei un po' sfigato, amico mio. E io prenderei l'altro scemi. Dovrebbe essere nel mazzo. Io. Sì, prenderei l'altro scemi. Tanto Elisio non ci serve, non cerca sfide, ne abbiamo un po'. Ecco, prendiamo questo scemi qua. Così ci rifacciamo la mano. Adesso gli scambi non dovrei averli in questo mazzo male. C'ho le pietre levi che non servono a niente. Un altro Ivelta che carichiamo. Non si sa mai. Non carichiamo un bel niente. Posto allenatori, vediamo cosa ci capita. Megafono assordante. Va benissimo, così gli abbiamo quella carta oggetto lì abbastanza rompipalle. Ci curiamo un'altra volta di Velta. E facciamo altri 20 danni, anzi 40 danni stavolta. Perché non ha più il forza amuleto. Croce, quindi lo può curare da 30 danni. E noi dovremmo aver vinto. Il turno dopo, se non mette Pokémon base, dovremmo aver vinto. Vi faccio anche vedere la combo Hypno, Darkrai e Festa Notturna. Vedete che questo mazzo è abbastanza competitivo. Ci ho visto anche dei tornei. Dipende come gira tutto il mazzo. Il problema è che è una combo che a cui servono molte carte. Quindi è difficile da caricare, diciamo, da prepararsi. Però quando l'hai preparata non è male. Sciotti quasi qualsiasi Pokémon. Salve di cosa? Salve, non dimmi che non vuoi più giocare perché pensi di aver perso. Dai, per favore, non quittare, che mi tocca fare un'altra partita. Per favore, non quittare, che devo far vedere la combo. Dopo mi sono accorto che ho 200 crediti da spendere. Ci apriremo un pacchetto di Sole e Luna, così, sperando di trovare una GX, così da chiudere il video in bellezza. Ok. Tanto gli diciamo anche noi salve. Una energia acqua. In un mazzo fuoco l'energia acqua. La terra potevo capire, magari c'era. No, Arco Glow non dovrebbe avere. Ma che cazzo del sole? Mazzo un po' strano quello dell'avversario. Togekiss, energia fatta, fuoco. Bel mazzo, ce lo dice anche lui. E 30 danni, beh, sei sfortunato, mi dispiace. Non quittarmi adesso, perché potrei incazzarmi. Non mi quittare adesso. Ecco, adesso vi faccio vedere la combo. Addormentiamo con Hypno. Addormentiamo il Darkrai e il Pokémon dell'avversario. Risvegliamo il Darkrai. Testa oscura. 170 danni. E a casa il Camerupt Tex. E vinciamo la partita. Ok, perfetto. Questo. Sono riuscito a farvi vedere la combo finalmente. E se vi chiedete perché ho così tanti punti, perché faccio il bella mossa, che così non sto qua a giocarmi 200 partite per arrivare a prendere Colette. La prendo subito e poi mi faccio dei mazzi. Questi sono tutti i mazzi che vi porterò. Alcuni sono mazzi tranquilli che provavo io per divertirmi, altri invece ve li porterò. E niente, andiamo nel negozio, prendiamoci una busta di Sole e Luna, giusto così, perché ho questi 200 crediti, perché 1000 me li tengo sempre se dovessero capitare delle sleeves da comprare o delle monete. Andiamo su Sole e Luna, intanto ho un altro pacchetto scambiabile, ma quello me lo tengo per prendermi i GX per portarvi i mazzi. Speriamo di trovare un GX, che così non me lo devo comprare. Vediamo. Attenzione! Lurantis GX! Non poteva finire meglio questo pack opening. Questo video. Lurantis ce l'ho anche full art, quindi potrei pensare di portarvelo questo mazzo, perché non è male.
Questo tanco infligge 50 danni per energia erba assegnata a questo Pokémon. Non è male. E cura questo Pokémon 30 danni e toglie 120. Due carte di gelo da base. Vi porto. Mi sa che il prossimo mazzo è quello di Lurantis, che 210 punti vita, è un fase 1. Però con lo stadio non è una brutta carta, oh. E niente, a me non resta che salutarvi e ricordarvi di lasciare un like, un commento, di iscrivervi e di sostenere sempre. E niente, ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi!